E-Gay Sports. It's in the gay. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Io sono sempre di parola, ragazzi. Io sono sempre di parola. E vi avevo detto che oggi, ovvero il 2 ottobre, sarebbe uscito il primo video su FIFA 22. Il Burkina Faso finalmente sbarca in una carriera. Oh! Tra l'altro, quando poi uscirà PES, insieme a lì a quel punto faremo una carriera con una squadra vera. Non ho ancora giocato una partita. Quindi per me, raga, è tutto completamente nuovo. Allora, devo un po' pensare a chi mettere in panchina di Burkina Faso. Ovviamente non può essere la prima persona di turno. Noi ci mettiamo Michael Jackson. Noi ci mettiamo Michael Jackson sulla panchina del Burkina Faso, sì! L'obiettivo, ragazzi, da oggi fino all'uscita di FIFA 23, sarà quello di portare il Burkina Faso sul tetto d'Europa, dalla quarta serie inglese. Possiamo farcela. Allora, Michael Jackson, o lo fai chiaro chiaro, o lo fai scuro scuro. Noi ci piace la versione di silicone. No, raga, no, raga, mi sta venendo benissimo! Ok ragazzi, direi che Michael Jackson è pronto. Allora, come si vestiva Michael Jackson? Vabbè, lui comunque si vestiva in camicia. Allora, mettiamogliela con colletto aperto, senza giacca, pantaloni neri, calzini bianchi, anche se sono un po' inutili. E a posto, ragazzi. Oh, bentornata Burkina Faso! Come stai? Il liquid football, perché Burkina Faso e qualcosa di liquid c'è. Andremo a giocare in Inghilterra in quarta divisione e andremo a sostituire... L'ultima classifica, ragazzi, è l'Oldham Athletic. E lo so che il campionato è lungo e ha ampie possibilità di salvarsi, però ovviamente ce la prendo una decisione. Quindi mi spiace Oldham, ma mi toccherà sacrificarti. La maglia è sempre rossa e verde, per chi mi conosce, quindi rosso, verde, terziario bianco, nome numero bianco. Vabbè, io direi di puntare su questa. Ricorda molto la maglia che aveva nel 2012-2013 in Milan. E ricorda anche un po' quella dell'Atalanta di quest'anno. Mi dispiace che non ci sia né la seconda maglia né la maglia del portiere. La seconda maglia sarà blu, secondario sarà verde e il terziario sarà rosso. Ok, non ci penso due volte. La maglia di Human Race è bellissima. Perfetto. Allora, stemma. Diamo stile Milan, cosa c'è? E sarebbe questo, non lo ricorda. Allora scelgo questo. Stadio, ecco qua, no? Dato che metti questa funzione, fai qualche stadio nuovo? No! È il grandioso tua mamma arena. Verde prato, con le seggiolini rosso. Campo. Campo con linee da calcio, no? Vabbè, questo subito, con le linee del football americano. Però qua ci mettiamo anche le linee colorate, quando giochiamo in casa. Le mettiamo belle rosse. Che così fanno rosso e verde col prato. Rosso, bianco, verde, perfetto. Che tra l'altro ricorda anche l'Italia. Rettangolare, esagonale. Brano gol. Raga, io a me piace la musica che mette l'Inter quando fa gol, che è urlando contro il cielo. Però con i cori, ragazzi, io non ti tradisco. Milan, ovviamente. Valutazione generale rosa. Direi una stella e mezzo. Ok, una rosa molto giovane potrebbe essere utile. No, top club però la crescita dei giovani deve essere la parte integrante del progetto. Tutto massimo. Dai, diamoci 5 milioni per i trasferimenti. Dai, almeno quelli. Ok, ragazzi, iniziamo. Il Burkina Faso comincia. Oh, Jackson viene presentato alla stampa. Allora, questo ci dà 2 milioni, quindi andremo a fare questo, perfetto. Modulo 4-4-2, ormai io ci sono abbonato a questo modulo. Ok, abbiamo sostanzialmente lo stesso problema del Milan. Non abbiamo la panchina, cioè i giocatori che abbiamo in panchina sono nettamente più scarsi di quelli che abbiamo in campo. Allora, vediamo intanto se possiamo fare qualche acquisto. Io ho già in mente qualche nome. Allora, come primo acquisto provo Alex Robertson, che non è quello del Liverpool, tranquilli. Però essendo una squadra che non è in Premier League, magari possiamo acquistarlo, sì. Io gli offro 650.000. Vediamo se gli accetta. Vogliono 690. 660. Perfetto, ragazzi. Diamo 1000, dai, di ingaggio. Perfetto, perfetto. Primo acquisto andato. Eccolo qua, col suo numero 24. Vediamo tra le proposte dell'osservatore cosa ci giunge che possiamo magari arrivare. Ragazzi, questo Ben Cabango, provo a fare un'offertina.
5 milioni e 3, sì. Ciao, 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 mi dispiace, è stato bellissimo. E sfidiamo l'MK Dons per la prima partita. Simulazione veloce. 2-1, Hagman espulso, ma va bene, dai. E ci portiamo a casa anche la seconda partita col gol di Rowley. Perfetto, quindi dovremmo essere automaticamente passati. Terzo match, ormai è una formalità perché siamo già passati. Ed è 2-0, faville, faville. Swindon Town, la semifinale. Se la vinciamo andiamo a giocarci la finale. La vinciamo, andiamo a giocarci la finale, perfetto. Che sarà contro il Colchester. E sarà la prima partita ufficiale a FIFA 22. E siamo senza attaccante titolare perché è stato espulso, bellissimo. Devo dare un'occhiata agli svincolati. Ok, Ismail Ahmed potrebbe essere interessante. Ismail perché mi ricorda Bennacer. Lo aggiungo all'app di mercato. Faccio un'offerta anche per questo a Tilafiola. Mi sembrano giocatori esperti. Ok, un'altra offerta può andare per Roland Varga, che comunque è un esterno sinistro. Ok, Jamal è un CDC. Vai. Ha arruolato anche lui. Qua anche Gunnarsson dentro. Vabbè, è un nome abbastanza celebre. Penso che abbia anche giocato agli europei, mondiali lui, insomma, nonostante l'età. Oh, qua c'è un attaccante giovane, Nicolas Demetriou. E io provo ad aggiungere l'app di mercato insieme a Mark McVoy. E allora vado a fare delle offerte per vedere se riusciamo ad accaparrarci più di qualcosa. Minchia ragazzi, sto Ahmed ha 38 anni. Stipendio ragazzi, a 38 anni, boh, 1000. No, troppo poco. Vabbè, lo andremo a ricontattare. Fiola, 31 anni, vabbè, almeno un paio d'anni li fa. 5600, vabbè, dai, va bene. Varga, 5600 anche lui, dai, su. Jamal, vabbè, a te ti do 4000, spero ti bastino. Perfetto, andato. Ragazzi, l'un dietro l'altro, eh. Gunnarsson, anche a te do 4000. Ah, vuole 5400, bonus di benvenuto, ok, dai. Dimitriu e McAvoy, per gli ultimi due, questi sono un po' più semplici perché sono giovanelli. 1300 con 11000 di bonus, beh. 450 di stipendio, cazzo, meno di quelli della primavera. A posto, fra, dai. Allora, Gunnarsson, già un 69 che va in panchina. Fiola, un 69 che va al posto di Phillips, già titolare. Ragazzi, sono pieni di centrocampisti, cazzo. Varga un 69 che è al posto di Hagman. A questo punto andiamo a giocarci questo match. E mica vuoi partire a titolare perché l'altro è squalificato. E quindi avrà una piccola chance questa partita, dai. Permettetemi un po' di paura, è la prima partita che faccio. Varga. George. No, grande di Lani, ma non è finita. Gol. Si parte bene. Delani, grande, 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 grande. No! Grande Delani ancora. Sta salvando il culo sto portiere, eh. Newman. Dentro. Ma no! Che piedi di merda! No, gol. Mamma mia. Gunnarsson. Dentro! Sì! Ma che gol di McAvoy! Ma che gol di McAvoy, signori! Ha colto di più la porta col pallonetto che con un tiro normale. Cioè, mi sono dovuto raffidare alla specialità della casa perché non sapevo veramente come poterlo segnare sto gol. Davvero. Gunnarsson. Axman. Rowley! George! Brownie! Gunnarsson! Si va ai rigori, ragazzi. Merda. Sono preoccupatissimo. Vai. Perfetto, primo rigore. Calciato benissimo. Vai, dai. Dai. Sì. Gol. Bene. Sì. Diamo. No, no, lo devo riparare un'altra volta. Male. Non ti buttare lì, ti prego. No, abbiamo perso. Ha fallito. Bene, 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 dai, 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 dai. Prima stagionale! Ce la prendiamo ai rigori!
Che soddisfazione, signori. Sono arrivato ad un rigore da perderla. E dai, è la prima coppa della stagione, se ne va. Coppa un pochino particolare. Vabbè, 1-1 col Colchester. Allora, dato che comunque la squadra mi ha portato a casa un bel torneino, abbiamo 6 milioni di budget. Intanto mandiamo un osservatorino in Inghilterra per 9 mesi. E a questo punto vi faccio un regalino che è Cabango. Allora, controfferta ti tengo 5 milioni, però ti alzo la clausola al 25%. 16.000? A posto. Cabango è dei nostri. Cabango è esattamente un 72, che prende al posto di Lewis. A posto. Beh, adesso la formazione comincia un po' ad acquistare senso. Ok, trattiamo 2.050 è il suo valore, quindi andiamo a trattare. Qua ti offro 2 milioni e 50. Oh, perfetto. Perfetto. Questi vogliono Bradbury per solo un anno in prestito. Beh, dai. Oh, White è venduto. Allora io mi vado a buttare su qualcun altro. Cerco Alex Cardero. Allora, offerta per il cartellino. Mettiamo 1.3 milioni. 250, beh, dai, va bene. Cardero è dei nostri. E insomma, mostra già personalità, eh. Si fa prendere il numero 8. Che qua vogliono Harry Lewis per 1 milione e 8. Terry Howard, proviamo a trattare. Allora, 690.000, io chiedo 810.000. Lewis, andiamo a trattare anche lui. 1 milione qua, ti devo chiedere 1 milione e 8 però, eh. 1 milione e 750. Ok, beh. Buona trattativa. Bradbury in prestito. Questa è una buona notizia, almeno ci vediamo del suo piccolissimo ingaggio. Howard e Lewis venduti. Io andrei a puntare su Rasul Jae. Aspetta, per il cartellino, 800.000 è più che giusto. 810. Oh. Vai, 1.200, va bene, dai. Abbiamo preso un 61, abbiamo dato via un 63. Ne sono consapevole. Però ragazzi, sto qua c'ha il potenziale dalla sua parte. Qua il Wigan vuole Perro, 2.050. Ok. Smith in prestito, andata. Clark venduto proprio l'ultimo giorno prima dell'inizio del campionato. Smith in prestito di 2 anni, senza diritto di riscatto, va bene. Che ne dite di Lorenzo Pirola del Monza? Vogliono 1.700.000, ma gli si può anche dare, dai. Beh, almeno abbiamo un italiano in squadra. Ti do 3.000, dai. A posto. E Pirola sarà già titolare. Mi dispiace per Pickering che ci stava credendo. Ok, prima conferenza stampa di Michael Jackson. Oh, mi fa venire troppo da ridere, dai. Burkina Faso contro Newport. Dai, con i 2 nuovi acquisti in difesa. Ecco il nostro nuovo stadietto. Oh, ma è bellissimo questo stadio, raga. Varga, è partito, Varga. Varga, Varga, Varga. Varga! Primo gol in campionato! E andiamo con la nostra esultanza, che è il Sium! Primo gol in campionato del Burkina Faso, nella quarta serie inglese. L'inizio di una storia, ragazzi. Falconer, palla dentro, era regolare, raga. Burgess, va il cross. Bello. Smith! Smith salta i cartelloni, saltali, 2-0 per il Burkina Faso. Smith la mette, palla vagante, colpo di testa, lo vede lì, si gira l'assist, il destro, gol del 2-0. Insomma, Telford, Delaney, Newman, Brownie, Day, non era mica male, eh. Burgess testa, male, 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 male. Finisce qua, ragazzi, l'esordio in campionato, 2-0. E bene così, non abbiamo subito gol. Risolta nel primo tempo, a postissimo. Smith in prestito a Wycombe per un anno, ok, ha risolto la partita e se n'è andato in prestito. Ok, giocherà Hagman. Si va subito con l'FL Cup, Burkina Faso Wimbledon. Tua mamma arena, primo turno di FL Cup. Grande Delaney. Allora, ragazzi, ho constatato che fare gol è una bella impresa, eh. Alex dentro. Falconer. Ma ha restituito la parata. Quel gol. Questo è gol, questo è gol, ragazzi. Dove cazzo va il portiere? Ma dove cazzo vai? Lo voleva fare. Lo voleva fare, l'ha fatto. Bella.
Com'è fuori gioco? Cosa? Rigore cosa? Ma l'ho messa in calcio d'angolo di te. No, ragazzi. Ma che schifo è. Meno male l'ha sbagliato. Dai, ma come si può? Vai. Varga! Sempre lui! Vai alla bandierina, vai, 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 vai. Varga! Riequilibra tutto! L'ho visto con la coda dell'occhio e non ho potuto non dargliela. No, ma raga, che buco c'è qua in difesa? Che buco c'è? E da dove ho preso gol? Ma che buco c'è? Ma c'ho l'equilibrato, ragazzi! Oh, Varga. Falcaner. Rigore, no, dammi il gol. Dammi il gol. Non ci voglio credere. Maledetto il fallo. Ora lo sbaglio. Bene, dai. Varga, doppietta. Prendi il pallone in mano. Newman. Va dentro. Falcaner. Falcaner. 3-2 l'abbiamo ribaltata! La ribalta Falcaner! Batti, ribatti in aria dopo un video del portiere veramente osceno. E adesso vecchia scuola, difesa a oltranza. Falcaner, Newman, Newman, Newman! No, vabbè. Sai, tanto mi piglia. Finisce 3-2, ragazzi, doppietta di Varga e gol di Falcaner. Perfetto, perfetto, ragazzi. L'abbiamo ripresa e poi addirittura... Dopo il secondo svantaggio, ribaltata, contentissimo Michael Jackson. E andiamo a passare il primo turno di EFL Cup. Andiamo avanti, torniamo a giocare in campionato contro il Bradford. Ok, qua farà esordio la seconda maglia, per forza. Hagman, Hagman. Varga! E ormai è un appuntamento fisso quello di Varga, che va a arrampicarsi sui tifosi. Tipo una specie di Balotelli. Ancora qua, rinvio poco felice. Assist col filtrante. Tiro di prima. Hagman. Dentro. No, cosa ha preso il portiere? Tiro da fuori. Grande Delani. No, un altro rigore per fallo di mano. No, ragazzi, ma che schifo è. Ma no, ma no. Era centrale, vaffanculo. Perché ste merdate qua? Newman. Falcaner! Ma come l'ha infilata Falcaner? Come l'ha messa? 2-1, saltiamo l'esultanza. Ok, ultra difensiva. È arrivato il momento. No! Gol. Meno male. Finisce 2-1. Ci hanno pareggiato. E l'abbiamo poi rimessa in piedi. Come la scorsa partita, tutto si risolve nel primo tempo. In 6 punti, punteggio pieno, va bene così. Siamo primi insieme a Hartlepool e Salford City. Ragazzi, abbiamo 3 coppe da giocare. La Carabao Cup, il Papa John's Trophy e l'Emirates FA Cup. Bristol Rovers sono settimi in classifica. Oh, eccole qua le cutscene col pullman e tutto quanto. Mi piace come è migliorata l'illuminazione a sto gioco, eh. Ha sbagliato! Falcaner! E chi se no? O lui o Varga? Ah, eccola qua l'esultanza vecchia di Ronaldo. L1, triangolo, triangolo. Bene così. Regolare? Cazzo, raga, era regolare. Ho tirato a cazzo perché pensavo fosse fuori gioco. No! Il contropiede del cazzo, raga. Ce la facciamo? Una partita senza subire gol. Una. Finisce 1-1. Rammarico, rammarico, ragazzi. Rammaricissimo. Abbiamo avuto molte più occasioni rispetto a loro. E è andata male. Vabbè, non si possono vincere tutte. Aggiornamento pensieri dell'osservatore, vediamo. C'è un cazzo. Come già detto, andiamo a offrire il contratto ad Ahmed. Allora, turno 9, ha 38 anni. Vuole essere importante? Vabbè, sì, importante. Dai, ti do 3.500. A posto.
Eccolo qua, difensore 65. Però fa sempre comodo. Burkina Faso Colchester. Remake della finale del torneo, eh. Non vorrei venissero qua per vincere, dato che giochiamo in casa. No, no. Chi è sto liscio? Ho lasciato il buco. Sono uscito col centrale, ha fatto la cazzata del secolo. Bene. Agma nel cross di testa. George. Raga, questo è gol. Raga, questo è... Mamma mia. Bella. Falkaner. Falkaner! L'apre ovviamente lui. Falkaner 1-0 contro il Colchester. E mi piacerebbe stavolta poterla vincere contro di loro, non solo pareggiarla e doverla vincere ai rigori. No, devi uscire, grande Delani. Alex Newman. Ok che sei scarso, molto scarso, ma certi gol andrebbero fatti, eh. Sì, qua stanno spingendo troppo. Stanno spingendo troppo. Ah, Delani. Mamma mia, Delani. Finisce 1-0, la decide Falkaner. Risultato al limite. Abbiamo rischiato di prendere pareggio più di una volta, ma va bene così, signori. Ah, Falkaner dal 68, dal 69 a 30 anni. Oh, abbiamo la coppa, poi il campionato e poi chiudiamo l'episodio. Bristol City, questa è piuttosto, eh. Cabango, capitano. Seconda maglia e via. Dai, ragazzi, sotto la pioggia? Mi sa proprio di sì. Ma perché c'è sempre sti buchi difensivi? Quanto cazzo li odio! Grande Delani. Varga. Falkaner. Falkaner. Sinistro! La palla rimane lì. No! Il difensore maledetto. Falkaner. Niente. Falkaner regolare. Falkaner. Falkaner. No! L'avessi avuto al computer, ragazzi, un'occasione così. Col cazzo che eravamo ancora 0-0. No! La batte Varga, anche se capite bene che è poverino. Madonna, ragazzi. No, un altro gol in contropiede, no! Un altro gol in contropiede, no! Ma solo contropiede e rigori! Solo contropiedi e rigori qui! Ma come si può? Come cazzo si fa? Vai, fallo. Fallo il 2-0. Vai, vai! Sì! E la mandiamo ai supplementari! Ma perché mai è stata risultanza, testa di cazzo? Ah, rigori! Un'altra volta... qua si va fuori, ragazzi. Buono. Vai. Buono. Che culo! Palmer. Bene. Abbiamo il match point. Muoio e faccio il cucchiaio. Vai. Andiamo. Ed è Alex a deciderla. Eliminiamo anche loro. Eliminiamo anche il Bristol. O lo intuisci o l'hai palesemente nel culo. E adesso dopo 2 giorni si rivà in campionato contro il Sutton in trasferta. Ok, ragazzi, questa è l'ultima partita di questo episodio. Cosa? Il Liverpool. Un po' più difficile, no? Vabbè, qua è ovvio che fischieremo fuori. Il Sutton è 10º, sta a metà classifica. Ancora seconda maglia, signori. Sta dietro piccino piccino. Potrebbe metterci un culino però, eh. No! Kick off glitch! Kick off glitch e gol sul primo palo! Ma che cazzo è? Newman. Raga, Newman è veramente un bidone del cazzo. Ha qualche buco difensivo. E sono inequilibrato. E sto inequilibrato. E sto inequilibrato, ragazzi. Bene. Varga. Ma perché centrale? Perché centrale? Varga. No. Ma no. Ma no. È scriptata. È scriptata, ragazzi. Oh. È regolare Hagman! Dai, palla in mano, palla in mano, palla in mano, palla in mano, palla in mano. Non vuole... Ah, ok, prendila, vai, vai, vai. Bel passaggio. Non lo sprecare.
No! Questa non la vinciamo e va bene così. Raga, cioè, gli sto veramente appoggiando le palle in testa. Dai. Sì, vai, vai. Newman non ha ancora fatto gol, potresti farlo adesso. Sì, vabbè, l'attaccante penso più scarso che abbia avuto proprio da quando gioco le carriere da FIFA 09. Penso sia veramente l'attaccante più scarso che abbia mai visto. 10 partite non è stato capace di fare un gol. Vabbè, il campionato ora siamo sempre vertici, per carità di Dio. Però abbiamo pareggiato per un kick off glitch al secondo minuto a un gol inesistente. Quel gol lì si para, sul primo palo si para. Abbiamo speso 9 milioni e abbiamo incassato 6. Allora, proviamo l'ultimo acquisto, magari un attaccante. Newman capiamo che non è affidabile e oltre a quello non abbiamo sostituti. Provo questo Fofana. 1,3 milioni. A posto. David Datro Fofana. Vai, va bene. E l'ultimo acquisto è andato. Da subito in panchina, appena migliora ragazzi, Newman fuori dalle palle. Il Milan si è preso la casetta, signori. L'Inter si è preso Wobi, Napoli Dubois, l'Udinese Gagliardini, Ut e Ferri, la Fiorentina Kurzawa, la Juventus Digne, la Roma Rogers, la Lazio Pepe, Rowley per 4 milioni e 9. Sì, se trovo qualcuno degno sostituto. 5 milioni e 7. Ok, l'hanno accettata. Rowley venduto, adesso c'è da trovare un sostituto. Proviamo con Fabio Carvalho, gli offro 2,6 milioni. Vai, ci sto. A questo punto però voglio buttarmi su un portiere. Basunu del Portsmouth. 1 milione e 3. No, non te lo do, hai appena preso. Che 1,350 milioni. Ma vaffanculo, voleva il giocatore. Boyce Clark del Reading. 700.000. Va bene, 740 va bene, dai. Bene, accettato. Rimane 1 milione di budget trasferimenti. Magari poi qualche acquisto a gennaio. Giocherà Gunnarsson, mentre Boyce Clark ne deve ancora mangiare di pasta asciutta. Gunnarsson lo avanziamo a centrocampista centrale perché è un CDC. Il nuovo numero 7, Carvalho, lo arretriamo a centrocampista centrale anche lui. Campbell va a Napoli dall'Ipsia per 26 milioni e 700 mila euro. Allora, è finito il mercato. L'altro centrocampista ora non te lo do davvero. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video. Lasciate like, iscrivetevi anche al canale. Noi ci vediamo. E grazie alla visione davvero. Ci vediamo prestissimo con il nostro Burkina Faso.